secondo me avete scelto, diciamo, di fare questo ball party, e se magari, non so, avete pensato a qualcosa. Allora, questo è il secondo anno che organizziamo con Befè, un animatore eccezionale. Ci siamo trovati non bene, benissimo. L'anno scorso è stata impostata sullo schiuma party e sulla schiuma in genere, invece quest'anno abbiamo voluto creare il ball party, perché le bolle di sapone danno una questione di leggerezza e i bambini secondo me sono attirati da queste cose. Poi abbiamo voluto creare un'area da giochi gonfiabile, ovviamente lo spazio era limitato, però ne ha portato uno che, come vedi, comprende tutto lo spazio. Poi devo ringraziare davvero l'area verde, l'angolo verde, perché è stato gentilissimo, ha chiuso per noi pur di far giocare i bambini sotto il fresco, perché comunque siamo in pieno agosto, anche il 2 agosto, e il caldo ci sta tutto. E diciamo che non c'è solo questo, perché lui sta facendo anche il trucca bimbi, e quindi abbiamo visto che già c'è qualcuno sotto i ferri, come si suol dire, che si sta facendo truccare. Sono divertiti ed è un modo anche per animare Cleto Saputo, Marina di Saputo, Mary Ann Barr, insomma, fa anche queste cose. Sicuramente. Una cosa che voglio lanciare soprattutto è che ogni anno si fa, e dobbiamo ringraziare chi lo organizza, è il Cletoland Park, che partirà domani. È una cosa che ci preme, a me fa piacerissimo ringraziare tutti quelli che lo fanno, perché i bambini hanno bisogno di giocare, di spensieratezza, e purtroppo mi dispiace che è solo il mese d'agosto che ci impegniamo così tanto, anche se io come bar nel mese di ottobre ho organizzato l'Halloween Party, purtroppo per causa maltempo non è venuto bene. Benissimo, nel senso che con la pioggia le mamme hanno avuto paura di mandarli, ma io anche in questo piccolo spazio ho ricreato il tutto e i bambini sono divertiti comunque, quindi non abbiate paura del tempo, perché i bambini non lo hanno, non temono le previsioni atmosferiche.